Amici e amiche di Directa Sport, benvenuti dal comunale di Artena, pronti qui per vivere le emozioni di Visartena e Torres. Comunque l'Avellino, allenato da Graziani, esordiva un certo Tribuzzi, adesso in forza al Frosinone in Serie B. Intanto inizia adesso Torres-Visartena. Adesso Pinna scortata all'uscita da Pompei. Pinna si accentra, poi può andare al passaggio verso Diego Alvarez. Chiama Manni subito a un pronto intervento. Paolacci, si riorganizza la vis, Paolacci lungo a cercare Sabatini che parte da dietro e sorprende il proprio difensore. Sabatini di poco al lato, altro squillo della vis che adesso ci riprova con più insistenza, sempre con i soliti protagonisti. Questa volta è Davide Sabatini a sfiorare il vantaggio dell'1-0. Gomez perde palla, allora Taviani può andare, può attaccare la profondità. Taviani lascia sfilare per Sabatini. Sabatini ci pensa carta a evitare l'1-0. Va a Falasca in questo momento sul primo palo, taglia corto, poi la rovesciata con carta che salva sulla linea, poi Alonzi trova il gol dell'1-0. Se la rovesciata non va, ci pensa sempre lui. 13° gol per Federico Alonzi e vis in vantaggio. E va a festeggiare con tutti i compagni Federico Alonzi, trascinatore di questa squadra. In largo Melli, Inna prova il tuffo di Cristaldi, alla fine c'è la botta e Manni si salva praticamente con il piede. Lilea può puntare l'uomo, prova la conclusione e scheggia la traversa. Manni che era sulla traiettoria, ma tiro insidiosissimo. Iozzi pesca Tommaso Taviani. Taviani fino in fondo. Taviani 1 contro 1, 2-0. Tommaso Taviani, lancio lungo, arpiona perfettamente l'ex Falasche e Tommaso Taviani trova il 2-0. Non si ferma più questa vis. Assegno anche Tommaso Taviani al 41° di gioco, per poi adattarsi come esterno destro in un centrocampo a 5. Intanto colpo di testa di Cristaldi, alto sopra la traversa per il 2-0. Fischio d'inizio e inizia adesso il secondo tempo. Solo per un momento, visto che prova questa imbucata, forse qui ci sarà il primo cartellino del match. Steso Cerigola, rosso per Ruidienz dopo tanti interventi ruvidi. Una dichiarazione da gol. Torres che rimane in 10 al 23° di gioco. Sull'auto di destra Sabatini punta l'uomo, entra in area come una delle sue giocate tipiche. Sabatini fino in fondo, cross a cercare Alonzi. Rizzo Pinna pesca Cericola che è come un treno. Cericola è da solo. Cericola sbaglia un tiro clamoroso, 1 contro 1 con carta, spreca l'occasione per il 3-0. Matteo Cericola, che è arrivato poco lucido, è arrivato al tiro. Finisce qui la partita al 49° fra Visartena e Torres. Visartena che riesce a gestire tutta la gara, finisce 2-0. Nelle reti del primo tempo ci pensano Alonzi e Taviani a risolvere il match.